Perché i libri sono sempre migliori dei film? Lo chiedono praticamente tutti. Tutte le volte in cui c'è un grande libro che ti piace tanto, generalmente dopo poco tempo, esce un film estremamente deludente. Generalmente perdono scene estremamente importanti, oppure trasformano delle questioni che in realtà erano molto complicate in questioni semplicistiche così fatte col culo. Io cercherò di parlare soprattutto di Harry Potter, non perché sia un caso eclatante fra i tanti, ma perché è un caso di cui è più facile parlare, perché è più probabile che voi abbiate visto il film e letto il libro. Entrambe le cose. Partiamo dall'esempio di Harry Potter. Abbiamo il primo libro, Harry Potter e la pietra filosofale. Nel libro accadono un sacco di cose, un sacco di avvenimenti molto vicini fra loro. I passaggi di J.K. Rowling sono sempre molto lineari, di conseguenza abbiamo un fatto, un altro fatto, un altro fatto, e tutti quanti sono collegati fra loro da una linea narrativa perfetta. Ovviamente, quando noi leggiamo un libro come quello di Harry Potter, a meno che non siamo dei lettori sfegatati, inizieremo a leggerne magari un capitolo, metà capitolo, quella volta prima di andare a dormire, e quindi leggiamo delle piccole parti del libro un po' alla volta, e mentre leggiamo il libro passa del tempo, che in base a chi siete può variare da una settimana fino a 8 mesi. Il libro approfitta di questa cosa. Infatti, la trama di Harry Potter si svolge durante l'arco narrativo di un anno. 9 mesi di scuola racchiusi in un solo libro. Ovviamente non si possono raccontare tutti i giorni, ma sapendo che voi impiegherete molto tempo a leggere tutto quanto il libro, di sicuro non nelle 3 ore che ci vogliono per vedere il film, ma molto, molto più tempo, è più facile che voi riusciate a percepire questo passaggio del tempo, il fatto che accadono un sacco di cose nel corso di vari giorni, e quindi seguiamo Harry Potter mentre dorme, mangia. Fa lezioni normalissime che non serviranno ad andare avanti con la trama, ma semplicemente ad approfondire alcuni piccoli punti. Questa cosa è molto in comune con la serie, anche se la serie, al contrario del libro, ha questo piccolo difetto. Tu il libro te lo puoi leggere con tutti i ritmi che vuoi, la serie invece è un episodio alla volta. Se l'episodio dura 10 minuti, 20 minuti o un'ora, ovviamente i contenuti cambieranno. In ogni caso, in un libro io posso inserire elementi in continuazione e voi non vi stuferete mai. Posso fare un libro di 100 pagine come posso fare un libro di 1800 pagine e comunque voi non avrete problemi con la lunghezza del libro, a meno che non odiate il libro. Col film però non è così. Un libro che tu leggi in 4 mesi? Beh, io non ti posso fare un film di 4 mesi. Il film, purtroppo, è una cosa completamente diversa. Sarebbe bello poter fare la versione cinematografica perfettamente fedele di ogni libro, ma non tutti i libri sono adatti a questo. Se da un lato abbiamo libri come Le Cronache di Narnia che fanno schifo rispetto al film, mi spiace, è vero, è vero. Ovviamente sto parlando del Leone e la Strega e l'Armadio, dove addirittura la battaglia fra Aslan e la strega Jadis non c'è nel libro. Ti viene detto che accade, ma non ti viene raccontata. È tutta quanta inventata dal film, una delle scene più belle di tutte le cronache di Narnia, ed è inventata. Non c'è nel libro. Nel libro tu segui Lucy che corre nella foresta e basta. Quindi effettivamente il film finisce per essere nettamente superiore al libro dal punto di vista di impatto emotivo, per esempio. Un libro funziona in modo molto diverso rispetto a un film. In un film tu devi giustificare ogni singola cosa che vedrai. Io non posso semplicemente non dirti dove si trova un certo personaggio. Te lo devo dire perché lo vedi! E avrai un minimo di pensiero su dove si dovrebbe trovare questo personaggio. Non posso semplicemente inserirlo nel buio o nella nebbia tutte le volte che non devo farti capire dove cacchio è. Nel libro invece posso omettere questo particolare e non dirtelo. È molto facile in un libro raccontarti il punto di vista di un cieco, ma in un film è quasi impossibile. Ed è questo che rende ogni singolo film diverso dal libro. Nel film abbiamo dei punti di riferimento necessari. Noi possiamo vedere una sola cosa alla volta perché c'è un'inquadratura. Abbiamo dei tempi, tempi registici. Io non posso mantenere un'inquadratura per 1000 anni. Voi potete rileggere una pagina 10 volte se volete trovare quel piccolo particolare che vi è sfuggito, non potete riguardare la scena 50 volte al cinema. No, non è così che funziona. O anche in TV o altro del genere. Potrete farlo solamente se comprerete il DVD o se state guardando il film su internet in qualche modo. Netflix conta come internet. Il libro ha delle priorità estremamente diverse rispetto al film. Ha delle limitazioni in più e limitazioni in meno. In un libro, se 10 cose accadono in mezzo secondo, purtroppo non puoi leggerle in mezzo secondo. Ti serviranno magari 4 pagine in cui ti spiegheranno particolare per particolare quello che sta succedendo, anche se in realtà accade in mezzo millesimo di secondo. Mentre in un film tutto questo è molto più facile perché io in mezzo millesimo di secondo posso farti vedere tutto quello che ho voglia. Ci saranno cose che noti, cose che non noti, ma comunque io te le ho fatte vedere, ti ho fatto vivere la velocità del momento. Nei libri la velocità non esiste.
No. Dall'altro lato, in un film è estremamente fastidioso seguire i pensieri del protagonista ogni 5 secondi, mentre in un libro puoi tranquillamente avere una narrazione in prima persona e quindi seguire perfettamente qualsiasi minimo pensiero passi per la testa del protagonista. In un film però tutto questo non è possibile. E Chris Columbus, quando fece il primo film di Harry Potter, ebbe davanti a sé questo enorme problema. I tempi non sono infiniti. E oltre a non essere infiniti i tempi, non sono infiniti i soldi. Animare un fantasma è costosissimo, perché animare un fantasma significa doverlo rendere credibile, doverlo ambientare nel luogo giusto. Insomma, un personaggio come il professor Roof o come Pix sarebbero stati impossibili da fare in Harry Potter. Dispiace anche a me che non ci siano, ma voglio mettere voi! Avete un budget di milioni e dovete scegliere. O facciamo il castello, o facciamo il professor Roof. Cosa preferite? Togliamo il castello e non lo inquadriamo mai? Oppure facciamo il professor Roof? O usiamo effetti speciali fatti col culo e quelli di Harry Potter non è che fossero fatti benissimo? Oppure si sacrifica qualcosa? Quando leggendo le pagine di Harry Potter sei un regista e ti capita la scena in cui c'è la festa di compleamorte di Sir Nicholas e ci sono centinaia di fantasmi, la prima cosa a cui pensi è: questa scena costa tantissimo. Togliamo il basilisco per mettere questa scena? O togliamo Aragog? Potremmo togliere Mirtilla Malcontenta e non farla mai apparire. Capite? È difficile! Capisco perfettamente che voi lettori vorreste tanto 10.000 film come Lo Hobbit, dove di un libro hanno fatto 9 ore di film, pur di essere perfettamente coerenti. E anzi, ci hanno messo un sacco di roba in più che non c'era nel libro e vi lamentate lo stesso, ma questa è un'altra storia. Ma un film come Lo Hobbit, per una persona che ama il cinema, è pesante! È dannatamente pesante! Vuoi sentire una storia così lunga, complicata e piena di particolari? Leggete il libro! Una persona che va a vedere un film si vuole godere un film. Pensato per essere un film. Le scene che ci sono in un libro sono diverse da quelle che puoi mettere in un film. Funzionano in modo diverso. E per di più il prezzo di ogni cosa, non dimenticatela mai. Io, per scrivere in un libro che una persona sta volando o che una persona sta passeggiando per strada, beh, è uguale. In un film invece è una questione di soldi. Poi magari pretendete pure che ci siano attori che sono perfettamente identici a come appaiono nel libro, ma non è così che funziona. Il fatto che io vada a cercarmi un attore che sia praticamente identico a quello che viene descritto nel libro è impossibile, perché da un lato la descrizione è molto soggettiva. Voi l'avete immaginato in modo diverso rispetto a come l'ha immaginato un'altra persona. Io come faccio ad accontentare tutti facendo un film? Dall'altro lato, invece, cacchio. Devo pur scegliere un attore decente che sia adatto a fare il personaggio. Fortunatamente Alan Rickman somigliava davvero al vero Piton, ma alla fine è stato scelto perché era la persona giusta per interpretare il personaggio. Pensate se avessero scelto un personaggio che somigliasse di più e che recitasse come Robin Williams per fare Piton. Ho capito che, cioè, già è difficile trovare qualcuno che possa somigliare a quel personaggio e che sia bravo a recitare. Figuriamoci se troviamo addirittura l'attore che ha la personalità giusta, l'espressività giusta per fare quel personaggio. Quindi non è colpa del film se molte volte i personaggi che avete sempre amato finiscono per essere diversi. Oppure abbiamo Alfonso Cuarón, dove tutti quanti hanno rotto le scatole perché, oh mio Dio, che disastro! Non viene spiegata la storia di Felpato! Bastava togliere una di quelle scene d'azione e l'avrebbe potuta raccontare. Alfonso Cuarón, in quel film, si è fatto un culo così per riuscire a fare un film più che decente, renderlo divertente e rispettare lo spirito del libro. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban è forse l'unico film che rispecchia davvero l'idea del libro, dove c'è questo tema un po' più dark, ma ci sono anche tante battute. Sarebbe stato bello con Chris Columbus vedere la scena in cui Fred e George Weasley mandano alla loro sorellina Ginny un cesso arrivato da Hogwarts, ma non sarebbe stato in linea col film pensato come Chris Columbus, mentre Alfonso Cuarón ha pensato a un film estremamente più in linea col libro. E avere un'atmosfera che sia più simile possibile a quella del libro gli è costato purtroppo l'eliminazione di alcune scene e di alcune spiegazioni. Già, perché il film non può durare all'infinito, purtroppo non può! E qui vi viene spiegato perché non in tutti i film appare Diagon Alley, non in tutti i film appare la casa di Harry, non in tutti i film si possono fare miracoli. Poi un'altra cosa che potreste non aver notato è che il castello cambia radicalmente aspetto 3 volte nel corso dei film. Ha sempre delle piccole differenze, ma c'è un'enorme differenza nel passaggio dal secondo al terzo e dal sesto al settimo. Dal secondo al terzo abbiamo addirittura alcuni oggetti che si spostano fisicamente e cambiano aspetto. La casa di Hagrid, che
Diamine. Funzionava così bene nei primi due, poi nel terzo libro salta fuori che c'è un campo di zucche. Perché J.K. Rowling non l'ha detto nei precedenti libri? Perché lei, facendo un libro, poteva tranquillamente non specificarlo. Ma tu che fai un film, devi mettercelo dall'inizio, il campo di zucche. E dove lo piantavi un campo di zucche? Se Chris Columbus aveva piantato la casa di Hagrid in mezzo a un giardino inglese? E bam! Si sposta la casa di Hagrid e diventa anche più grande per permettere qualche scena in più. E Platano Picchiatore? Nel secondo film lo vediamo che è praticamente alle porte del castello, in mezzo a un giardino. Ma PAM! Nel terzo libro viene detto che è praticamente davanti alla foresta proibita. Perché mi fate spostare le cose? In più, viene specificato da una battuta sola che loro si trovano all'esterno del castello. Perché non ve l'hai detto? In un film sarebbe stato tanto tanto carino sapere questa informazione prima di creare il Platano Picchiatore. Oh, ma il libro era già uscito e per fare il film... Inesatto, inesatto. Per fare un film ci vogliono parecchi anni, quindi il fatto che Harry Potter e il Calice di Fuoco sia uscito mentre usciva il primo film di Harry Potter non significa che quando fecero il secondo Harry Potter e il Calice di Fuoco fosse già uscito. Già, ci vogliono tanti anni per fare un film. E tu non puoi modificare le cose all'infinito fino all'ultimo secondo. C'è un certo punto del film oltre il quale tu non riesci più a modificarle certe cose, soprattutto gli effetti speciali. E se il Platano Picchiatore, come era descritto nel secondo libro, andava benissimo lì dove l'ha piantato Chris Columbus, quando Alfonso Cuarón si è ritrovato con il terzo libro, ha dovuto dire, che cacchio, però non era lì, l'ho dovuto spostare. Oh. Pensate a come hanno dovuto costruire una mappa di tutta Hogwarts perché era per creare un minimo di coerenza fra i vari corridoi che dovevano trovarsi nei luoghi giusti per permettere a tutte le scene che nel libro erano praticamente inventate. Sapete, J.K. Rowling si è immaginata dentro la sua testa una sorta di mappa di Hogwarts, ma non l'ha mai disegnata, quindi l'hanno dovuta inventare per i film, perché nei film serve una mappa di Hogwarts, perché quando apro la mappa del Malandrino non posso inventarmi una mappa che non corrisponde alla realtà, devo far vedere cose che effettivamente ci sono. Mentre J.K. Rowling ti può scrivere tranquillamente che una volta uscendo dalla biblioteca si arriva al bagno e l'altra volta che dalla biblioteca si arriva a un cortile e tu non lo sapevi, tu non lo sapevi, come facevi a farlo nel film se non lo sapevi? Che poi certi particolari del libro possono anche passare inosservati, effettivamente. In ogni caso si tratta di un sacco di scelte, ci sono un sacco di variabili in un film. Lo so che se voi, appassionati di quel libro, faceste un film, probabilmente lo vorreste assolutamente in linea col libro, ma non è sempre possibile. E se a volte le scelte che i registi fanno fanno schifo, come il film di Death Note di Netflix, dove ha perso di vista il punto centrale della storia, dall'altro lato ci sono tanti registi che invece sono stati bravi, sono riusciti a ottenere quello che volevano ottenere. E voi vi lamentate lo stesso, loro non potevano scegliere un'altra opzione, non potevano cambiare certe cose. E se volete star lì a fare un elenco di tutte le cose che avrebbero potuto anche evitare di cambiare, sarebbe bastato far poco, beh, si dividono fra le stronzate e le cose che invece non sapete. Bastava scegliere quell'attore piuttosto che l'altro? Magari l'altro attore ha rifiutato il posto. Bastava far dire al personaggio questa cosa piuttosto che l'altra? Forse in una scena originale lo diceva e poi è stata buttata via perché è stata rovinata da qualche coglione che ha fatto cadere il microfono nell'inquadratura. Manca una scena di fondamentale importanza che fa capire certe decisioni? Forse quella scena era davvero di troppo e l'hanno dovuta tagliare perché il film durava troppo e il produttore non lo accettava. E se David Yates ha fatto cose intelligenti e stronzate nel corso dei suoi film, Voldemort che si divide in mille pezzettini di cenere, la cosa più inguardabile possibile immaginabile, per favore potevi usare quei soldi per far vedere la McGranit che cavalcava i banchi e invece li hai usati per trasformare una scena estremamente sensata in un libro in una cazzata. Insomma, sebbene David Yates faccia ogni tanto queste cazzate, di base è riuscito a mantenere la trama dei libri e a mantenere i film decenti e guardabili nonostante tutto. Certo, David Yates non prenderà mai un Oscar, ma per prendere un Oscar si sarebbero dovuti rivoluzionare completamente tutti quanti quei libri. E in ogni caso ricordate che i film non sono la versione cinematografica di un libro, ma sono l'interpretazione fatta dal regista, dal produttore o da chi cacchio ha avuto l'idea di fare il film. Quindi hanno tutto il diritto di essere diversi anche solo per scelta, perché sono interpretazioni. È come se voi voleste raccontare di nuovo Harry Potter ma con parole vostre. Ovviamente un sacco di cose si perderebbero, un sacco di cose sarebbero in più e in realtà non c'erano nel libro. Perché sono interpretazioni, sono scelte personali.
Di Harry Potter faranno altri film più avanti, lo sapete? E non si tratterà necessariamente di remake dei vecchi film, potrebbe semplicemente essere un'altra interpretazione degli stessi libri. Sarebbe bello fare una versione d'animazione di Harry Potter, dove ovviamente il prezzo non cambia se inserisce effetti speciali oppure no, e quindi si potrebbero recuperare un sacco di scene che sono state tagliate. Oppure si potrebbe fare addirittura una serie animata di Harry Potter. Questo si vedrà in futuro, ma sappiate che i film possono essere fatti di nuovo più avanti e possono essere già stati fatti o altro del genere. Cercate di capire perché sono state fatte certe scelte, andatevi a informare prima di criticare un film. Purtroppo i miracoli non li sa fare nessuno.